Bene, dopo aver visto ieri la versione generalizzata della legge delle mani di Kirchhoff, che ci serve oggi, la applichiamo oggi per vedere come si affronta lo studio di un circuito dove, anziché avere un generatore di tensione continua, abbiamo un dispositivo simboleggiato da questa curiosa ondina che ricorda l'elemento sinusoidale della corrente, quindi dove l'alimentazione è in corrente alternata. Oh, scusate. Ecco, queste sono le solite sorgenti delle immagini e delle simulazioni. Ecco, qui oggi vediamo per esempio un esempio di un circuito molto semplice in cui ci sono tutti e tre gli elementi di circuito che abbiamo incontrato finora: c'è una resistenza, un condensatore, quindi un elemento capacitivo, e un'induttanza L. E al posto del generatore con le due barre allineate abbiamo questo simbolo che è un cerchio con all'interno un'ondina che rappresenta in termini di simboli di circuito un generatore di correnti di tensione alternata, d'accordo? Prodotta in qualsiasi modo vorremmo prodotta. A questo circuito applichiamo la legge delle maglie generalizzata che abbiamo visto ieri, cioè la somma di tutte le cadute di potenziale, quindi valore prima meno valore dopo, e l'effetto di autoinduzione di quello che qui è simboleggiato da questa spirale, potrebbe essere un solenoide, la cui somma da zero. Quindi la versione generalizzata della legge di Kirchhoff. Okay? Il generatore nel circuito RLC, come si chiama questo tipo di sistemazione dei nostri elementi, produce quindi una tensione, o se preferite una forza elettromotrice, che ha un valore di picco che è V0, il valore massimo, visto che il seno oscilla tra meno 1 e 1. E ha un andamento in arco di tempo che qui, per esempio, può essere rappresentato dal seno di un multiplo di t, dove il coefficiente omega sta a indicare la pulsazione della nostra frequenza, della nostra corrente. Okay, in quanto l'argomento del seno ovviamente non può che essere un numero puro, quindi un angolo in sostanza. Ok, si va a esplicitare la sommatoria, quindi andiamo a indicare tutte le diverse differenze di potenziale attraverso i vari elementi di circuito, cominciando per esempio dal generatore. Quindi, ripeto, valore a valle meno quello a monte, oppure il dopo meno il prima, quindi qui abbiamo V, che è la differenza di potenziale fornita dal generatore, poi c'è la caduta di potenziale attraverso la resistenza RI, quella attraverso il condensatore Q fratto C e infine L per la rapidità di variazione della corrente, dei suddetti rispetto al tempo. La somma di questi termini viene posta uguale a zero e ripeto, questa non è altro che la legge delle maglie di Kirchhoff generalizzata. Torniamo un attimo indietro. Qui abbiamo due funzioni diverse del tempo: la corrente che cambia nel tempo e la carica sul condensatore legata alla corrente stessa. Possiamo sfruttare, visto che tutti gli elementi sono in serie, quindi attraversati dalla stessa corrente, il fatto che la rapidità con cui la quantità di carica cambia sul condensatore è proprio data dalla corrente. Quindi sfruttiamo il fatto che l'intensità di corrente del nostro circuito è la responsabile del fatto che la carica sul condensatore cambia. Inserendo questa relazione nell'equazione, avremo quindi, facendo le sostituzioni e riordinando per ordine decrescente di derivazione, avremo questa equazione che vedete qui in fondo. Quindi qui dopo V, al posto di mettiamo la derivata della carica rispetto al tempo, poi meno la carica sul condensatore diviso la capacità, e meno ancora l'induttanza L per la derivata prima della corrente che diventa derivata seconda della carica. Quindi riordinando, ripeto, e cambiando i segni, possiamo spostare a destra il valore della tensione fornita dal generatore, quindi abbiamo l'induttanza L per la derivata seconda della carica, più la resistenza R per la derivata prima della carica, più carica fratto capacità uguale alla corrente fornita dal generatore stesso. Questa, ahimè, è un'equazione differenziale del secondo ordine, che
coinvolge quindi derivate seconde. Per cui la matematica che ci ha detto, cioè la teoria delle equazioni differenziali del primo e del secondo ordine, normalmente è un capitolo della matematica che al liceo raramente si fa, praticamente circa impossibile. Già fare quelle del primo ordine non è sempre ovvio, quelle del secondo ordine è al di là del possibile. Possiamo però trattare il problema per un'altra via. Vediamo una strada più percorribile. Facciamo un passetto indietro e vediamo la differenza tra l'effetto che produce, ad esempio, un generatore di corrente continua, quindi produce una differenza di potenziale costante nel tempo, e quindi all'interno del nostro, per esempio, un circuito dove è presente solo una resistenza, una corrente di tipo continuo, che non cambia nel tempo. Il generatore di corrente alternata, invece, produce una corrente che cambia nel tempo secondo a seconda di qual è l'istante iniziale, potrebbe essere una legge sinusoidale o cosinusoidale, sono equivalenti. Ok? E quindi nel caso, ad esempio, di una sola resistenza, si presenterebbe in questo modo. Il nostro generatore, per convenzione, per comodità, assumiamo che nell'istante 0, in cui parte il nostro cronometro, in cui andiamo a misurare l'andamento temporale della corrente e della carica sul condensatore, ha una tensione nulla. Dopodiché la sua variazione temporale è data da questa relazione che è una legge sinusoidale del tempo. Per cui, per esempio, se al nostro generatore fosse collegata solo una resistenza, allora ci basterebbe applicare la legge di Ohm. Ah, quello che stiamo facendo adesso è vediamo in regime di corrente alternata come si comportano singolarmente tutti e tre gli elementi del nostro circuito. Prima la resistenza, poi la capacità, il condensatore e poi l'induttanza. Vediamo qual è il loro effetto per poi rimetterli insieme tutti quanti nel circuito RLC. Quindi ripeto, qui ci basta applicare la legge di Ohm che vale istante per istante, quindi prendiamo la forza elettromotrice fornita dal generatore, la divido per la resistenza e ho il valore della corrente. Quindi anche la corrente sarà una funzione sinusoidale del tempo. Questo si riassume dicendo che vedete che la dipendenza temporale delle due funzioni, tensione fornita dal generatore e corrente che fluisce nel circuito, in particolare corrente che attraversa la resistenza, hanno la stessa dipendenza temporale. Cioè la quantità dentro la funzione seno è esattamente la stessa. Questa grandezza, omega per t, prende il nome di fase. Ok? Tecnicamente, matematicamente, è un angolo. Misuriamo in radianti, omega è in radianti al secondo, t in secondi diventa un radiante, ma come abbiamo visto già a suo tempo, l'angolo in radianti in realtà è una misura che fisicamente non esiste, perché l'angolo in radianti è un rapporto tra lunghezze. Quindi in fisica saremo autorizzati a ignorare l'unità di misura, cioè non è necessario chiamare l'angolo radianti, se ci è utile solo per ricordarci che quello si comporta come un angolo. Però siccome non è geometricamente un angolo, okay, non c'è niente che ruoti in questo caso, prende il nome di fase. Questa grandezza, quella che sta dentro l'argomento della funzione seno, viene chiamata fase, che si comporta come un angolo pur non essendolo. E nel caso che nel nostro circuito sia presente una sola resistenza, quindi colleghiamo solo R al nostro generatore, la fase della tensione e la fase della corrente sono esattamente la stessa. Quindi si dice questo sono corrente e tensione sono in fase, cioè dove c'è il massimo di una c'è il massimo dell'altra, dove c'è il minimo di una c'è esattamente il minimo dell'altra, gli stessi istanti. Ok? Quindi questo è l'andamento della tensione, quello della corrente è esattamente dello stesso tipo. Chiaramente i picchi sono diversi perché va diviso per R, però come vedete gli zeri coincidono, i massimi avvengono allo stesso istante, i minimi allo stesso istante. Questo significa dire che sono in fase. Cioè le due grandezze, la V, differenza di potenziale, i capi della batteria, o se preferite tensione del prodotto dal generatore, e la corrente che attraversa la resistenza, hanno la stessa fase. Cioè hanno un andamento, come dire, simile, ecco, nei confronti del tempo. Raggiungono il massimo nello stesso istante, si annullano nello stesso istante e così via.
ci aiuta a trattare, cioè può essere un utile suggerimento per trattare la famosa equazione differenziale che abbiamo visto all'inizio in un modo tutto sommato più semplice, più geometrico. Immaginate un vettore che abbia come intensità la lunghezza, per esempio, della corrente, quindi il picco della corrente I0. Ok? Scusate, il valore dell'intensità della corrente che attraversa la nostra resistenza, che dipende dal tempo in questo modo, posso immaginarlo come la proiezione, in questo caso sull'asse verticale, chiamiamo l'asse delle Y, di questo vettore che ha istante per istante sempre la stessa lunghezza, ma forma con l'asse delle X un angolo che è omega t, che è la nostra fase, ok? E evidentemente ruota in senso antiorario, con la velocità angolare omega. Okay, fisicamente, ripeto, non c'è niente che ruoti realmente nel nostro circuito, però il valore della corrente si comporta come se fosse la proiezione sull'asse verticale di un vettore che ruota in un piano XY, ha lo stesso andamento. Quindi immaginate che questo, l'asse Y, è quello che noi misuriamo, quello che vediamo, e lo posso immaginare come l'effetto di una rotazione di un vettore in uno spazio, se volete, astratto, dove l'altro asse non lo vediamo, vediamo solo questo. Ok? Dato che la stessa cosa fa anche il vettore differenza di potenziale o tensione, se preferite, vuol dire che in questo spazio, se dovessimo disegnare entrambi i vettori, li dovremmo disegnare allineati, cioè lungo la stessa retta. Perché? Perché formano lo stesso angolo con l'asse delle X, perché sono in fase. Quindi, quando ho due grandezze in fase attraverso un elemento di circuito, questo posso interpretarlo come queste due grandezze fossero descritte da vettori allineati in questo spazio delle fasi. Questo particolare tipo di vettori vengono chiamati anche fasori o vettori di fase. E ce n'è ovviamente uno per la differenza di potenziale o la tensione e uno per la corrente. Nel caso che nel nostro circuito ci sia solo la resistenza, o meglio, se ci limitiamo a considerare la resistenza, allora i due vettori di fase che rappresentano uno la differenza di potenziale attraverso la resistenza e l'altro la corrente elettrica attraverso la resistenza sono vettori allineati, quindi che ruotano in questo spazio astratto con lo stesso angolo. Quindi non solo hanno la stessa differenza temporale, cioè la stessa omega, ma anche proprio la stessa fase, lo stesso angolo. Ecco, cosa significa geometricamente dire che le due grandezze, tensione e corrente, sono in fase attraverso la resistenza. È chiaro questo concetto? Cioè li immagino come la proiezione di un vettore in un non meglio, in un astratto spazio che mi è utile per, tra virgolette, rappresentare il problema e poterlo gestire geometricamente. Ok? In un ambito un pochino più raffinato, se volete, questi due assi rappresentano l'insieme dei numeri complessi, dove l'asse verticale è l'asse immaginario. Però già vederlo in questo modo già ci basta. Okay? Che succede invece? Ha preso in mano appunto questo strumento, il vettore di fase. Andiamo a vedere cosa possiamo dire di un circuito dove abbiamo solo il condensatore, cioè che come si comporta il condensatore quando è sottoposto a una corrente alternata. Anche in questo caso la cosa è piuttosto semplice, basta utilizzare la relazione che abbiamo visto all'inizio eliminando sia R che L. E quindi abbiamo che la differenza di potenziale ai capi del condensatore non è altro che la carica che sta sul condensatore diviso la capacità. O se preferite, la carica presente sul condensatore è data da C volte la differenza di potenziale ai capi del condensatore, che in questo caso sarà la stessa prodotta dal generatore di tensione alternata. Ok, quindi l'andamento della carica sui piatti del condensatore sarà un andamento del tutto semplice da calcolare, sarà un valore di picco Q0 per una funzione sinusoidale del tempo. D'accordo? Che succede invece della corrente elettrica? Ditemi se vado troppo veloce o se devo
cioè posso andare avanti. Beh, la corrente elettrica la otteniamo semplicemente derivando il valore della carica rispetto al tempo, come abbiamo visto nelle prime diapositive. Se facciamo questo, otteniamo che il valore della corrente nel tempo vale un valore di picco, che è omega, pulsazione della corrente per C, per P0, per il coseno di omega t, perché la derivata del seno è il coseno. Quindi questo produce un comportamento diverso rispetto alla corrente, mentre rispetto alla resistenza. Mentre nella resistenza la tensione, quindi la differenza di potenziale, la corrente erano in fase, quindi dipendevano sinusoidalmente dal tempo, qui la tensione dipende con il seno del tempo, la corrente va come il coseno del tempo. Questo che cosa ci permette di dire? Beh, possiamo sfruttare un'identità goniometrica. Sicuramente ricorderete gli angoli associati, avete fatto probabilmente 1 o 2 anni fa, e il coseno di un angolo qualunque posso esprimere come il seno dello stesso angolo aumentato di pi greco mezzi. Questo vale per qualsiasi angolo, questa è una identità goniometrica che va sotto il capitolo angoli associati. Okay? Quindi, dato che la nostra corrente è un valore di picco, chiamiamolo I0, che è omega c di 0 per il coseno di omega t, al posto del coseno di omega t posso scrivere il seno di lo stesso angolo omega t aumentato di pi greco mezzi. Quindi rispetto alla tensione fornita dal generatore, quindi che attraversa i capi del nostro condensatore, la corrente ha una fase più grande. Ha una fase che è omega t, che è quella della tensione, aumentata di un quarto di periodo, che è pi greco mezzi. Quindi questi due vettori di fase non sono allineati, perché l'angolo che forma il vettore di fase corrente con l'asse delle x è un angolo che ha una fase più grande di un angolo retto di un quarto di periodo. E quindi nel tempo i due andamenti della corrente I e della tensione V vedete che non sono più, tra virgolette, in fase, in paralleli come erano con la corrente. Non so se torniamo un attimo indietro se preferite per apprezzare la differenza. Ecco, questo è da come si comporta la resistenza. La resistenza e la tensione sono sempre proporzionali, cioè sono sempre in fase, mentre nel caso della resistenza, mentre per il condensatore questo non succede. I due grafici sono spostati l'uno rispetto all'altro di un quarto di periodo di pi greco mezzi. E quindi i due vettori di fase analogamente non sono paralleli, anzi, avendo una differenza di fase di un angolo retto, pi greco mezzi, sono uno perpendicolare all'altro. Quindi, se prendiamo lo nostro spazio delle fasi, se questo freccia rossa è il fasore che rappresenta la tensione, quindi forma un angolo omega t con l'asse orizzontale, la corrente ha un angolo che è omega t più pi greco mezzi. Quindi ha una fase più grande. Si dice in gergo che è in anticipo rispetto alla tensione, perché ha una fase più grande, cioè raggiunge un certo valore di fase prima della tensione. La corrente, ripeto, ai capi del condensatore, è in anticipo rispetto alla tensione, ha una fase più grande di un quarto di periodo. Geometricamente questo è interpretabile, cioè abbiamo visto perché la carica è proporzionale alla tensione. La corrente è la derivata della carica e la corrente va quindi come il coseno, se la carica va come il seno, per cui questo introduce uno sfasamento di pi greco mezzi. E quindi i due vettori di fase sono uno perpendicolare all'altro. Per ottenere, per esempio, quello della corrente è sufficiente prendere quello della tensione e aumentarne l'angolo di un angolo retto, in generale, qualunque sia t. D'accordo? Che succede invece se consideriamo l'induttanza? Anzi, no, scusate, un'altra cosa. Prima ancora di passare alla L, c'è un passetto in più, introduciamo una grandezza in più che finora non avevamo visto. È possibile stabilire una relazione tra la corrente ai capi del nostro condensatore e la differenza di potenziale ai capi del nostro condensatore, che sia simile a quella di Ohm? Beh, abbiamo visto prima come sono legate, eccola qua,
corrente nel tempo rispetto alla nostra funzione sinusoidale, cioè il valore di picco che è omega c di 0. Abbiamo visto prima da dove deriva. Quindi il valore di picco della corrente, il valore massimo della corrente, ha questa relazione rispetto al valore massimo della tensione. Quindi non stiamo più parlando di valori istantanei, ma valori di picco, attenzione. Quindi posso dare a questa espressione l'aspetto, la forma della legge di Ohm, semplicemente introducendo questa grandezza che qui normalmente i testi chiamano in molti simboli, qui il vostro testo usa una X, che prende il nome di reattanza, nome un po' complicato, abbiate pazienza, e quindi è una grandezza che può essere utilizzata in modo tale da poter scrivere la relazione, ripeto, tra l'intensità massima, quindi il picco, non quella istantanea, attenzione, il valore massimo della corrente ai capi del condensatore, rispetto al valore massimo della tensione ai capi del condensatore, in modo tale che assomigli, come vedete qua sotto, alla legge di Ohm. Corrente uguale tensione diviso reattanza, quella che se fosse una resistenza la chiameremmo resistenza, appunto. Ok? Com'è esprimibile questa grandezza? Beh, se confronto queste due leggi, è ovvio che la reattanza del condensatore è 1 fratto omega per C, dove omega è la pulsazione che caratterizza il generatore di corrente alternata. In questo caso, per il condensatore, si parla di reattanza capacitiva, cioè legata alla sola capacità del condensatore. Okay? Tecnicamente è possibile, con un minimo di calcoli, vedere che è una grandezza che ha le dimensioni degli ohm. Si può misurare in ohm, quindi diventa una grandezza omogenea alla resistenza. In generale, quindi, abbiamo visto che, per adesso, in questi due elementi che abbiamo visto, la resistenza ha ai capi di resistenza c'è una differenza di potenziale e una corrente che sono in fase, mentre nel condensatore no, le due grandezze non sono in fase. Quindi in generale mi aspetto che attraverso un elemento generico di circuito la fase tra della corrente e della tensione non siano in generale la stessa. La differenza tra le due fasi, quindi avremo per esempio la differenza di potenziale che sarà V0 per il seno di omega t, quella fornita dal generatore. La corrente sarà un valore di picco I0, quale che sia, dipenderà dall'elemento del circuito, per il seno di omega t più un certo sfasamento, più una certa grandezza che dipenderà dall'elemento di circuito. Questa differenza nelle fasi viene chiamata sfasamento. Per esempio, il condensatore, lo sfasamento è di più pi greco mezzi. Ha uno sfasamento di un quarto di periodo, appunto. Quindi, in generale, se ho grandezze come in questo caso che oscillano nel tempo, potrebbe essere utile andarle a caratterizzare con valori tipici, valori rappresentativi. Uno potrebbe essere il picco, ma anche un valore medio. Purtroppo, se facciamo il valore medio, per esempio, della tensione, visto che oscilla simmetricamente attorno allo zero e prendiamo la media all'interno di un intero periodo, il valore che troviamo ovviamente è zero, perché il valore medio del seno o del coseno all'interno di un periodo è nullo, perché i valori sono in ugual modo positivi e negativi perché oscillano simmetricamente attorno allo zero. Quindi prendere la media nel tempo non ha molto significato perché annulla tutto. Quello che si fa è questo: si prende la media non del valore variabile, ma del suo quadrato. Quindi si prende il valore quadratico medio e poi lo si mette sotto radice. Quello che otteniamo, quindi quel particolare tipo di media, si chiama valore efficace. Il valore efficace della tensione per un generatore di corrente alternata è la radice quadrata della media del quadrato della tensione. Quando, sicuramente se avete visto qualche volta la bollette della legge elettrica di casa o se le prendete un elettrodomestico, c'è scritto che l'elettrodomestico lavora bene a, che ne so, 220 volt. Quel valore di tensione è un valore efficace perché la rete domestica sfrutta
la corrente alternata. E per la rete domestica, per esempio italiana, la frequenza l'omega è 2 pi greco per 50 Hz, quella statunitense mi sembra che sia 60 Hz. Okay? Quindi quello è un valore efficace, non è il valore di picco, è il valore quadratico medio. E analogamente si può fare per la corrente. Okay? Di fatto, anche qui è sufficiente ricordarsi che il V è V0 per il seno di omega t. Quindi qui si fa la media del seno al quadrato di omega t di t e si può fare un esercizio di applicazione degli integrali definiti in matematica che sono sicuro state già trattando ed è abbastanza semplice rendersi conto che quel valore medio è un mezzo e quindi il valore efficace della corrente è il valore di picco fratto radice di 2. Questo, attenzione, è legato alla particolare forma di V, il fatto che è sinusoidale. Se avessi una corrente, una tensione alternata di tipo di forma diversa, ad esempio a dente di sega, il valore efficace avrebbe un coefficiente diverso. Radice di 2 dipende dal fatto che è una sinusoide. Okay? Non hanno tutti lo stesso valore. Nel caso in cui tensione sinusoidale, il valore efficace è 1 fratto radice di 2 volte il valore di picco. Quindi il valore efficace è un pochino più piccolo. D'accordo? Quasi una volta e mezza più piccola. Lo stesso vale per la corrente. Ma abbiamo già visto che se ho un elemento di circuito nel quale che è attraversato da una differenza di potenziale e una corrente, in questo elemento di circuito si può consumare o dissipare energia. Qual è l'energia dissipata da un generico elemento di circuito? Beh, sarà il prodotto. Lo riteniamo sempre in termini di, come abbiamo visto, in termini di resistenza, tra la tensione che lo attraversa e la corrente che lo attraversa. Questo è un valore istantaneo, ok? Quindi la potenza istantanea dissipata da un elemento di circuito sarà, nel caso, ad esempio, generico, del generico elemento che abbiamo visto, il valore della tensione che è V0 seno omega t per quello della corrente, che è la stessa legge con lo sfasamento. Ok? Quindi la potenza dissipata dipende da qual è la fase relativa tra corrente e tensione. Anche in questo caso, qui posso andare a considerare un valore medio e di fatto, anche questo è un esercizio non difficile, un po' lungo forse come calcolo, ma non è difficile calcolarlo. Se faccio la media, attenzione, non il valore quadratico medio, ma il valore medio semplice della potenza, ottengo che la media della potenza in un periodo è data dal prodotto dei valori efficaci per il coseno dello sfasamento. Questa relazione prende il nome di relazione di Ferraris. Ok? Quindi dipende dai valori efficaci di tensione e di corrente e dal coseno dello sfasamento. Quindi, in particolare, per esempio, la resistenza, dove lo sfasamento è nullo perché tensione e corrente sono in fase, dissipa energia. Ritroviamo, se volete, la legge di Joule. E la potenza media dissipata dalla corrente vale esattamente i 2, 1 su radice di 2 moltiplicati l'un per l'altro fanno un mezzo per i valori di picco di tensione V0 e di corrente I0. Viceversa, in un condensatore dove uno sfasamento di un mezzo, il coseno di un mezzo è nullo, quindi nel condensatore, scusate, non si dissipa energia, il condensatore non consuma energia. In media la potenza dissipata in un periodo è nulla. Ok? Proprio per questa relazione, per il fatto che la potenza media dissipata, io ho scritto potenza efficace, ma in realtà è quella media, vale 0 perché il coseno dello sfasamento è nulla. Ok? Questo è uno strumento abbastanza utile, fare le medie per i valori efficaci e per il valore della potenza. Qui avete il grafico. Quindi nel caso della resistenza vedete che la potenza è tutta sopra l'asse delle x, quindi il valore medio è diverso da 0. Nel caso invece della capacità, la potenza si comporta come una funzione oscillante dove il valore medio è nullo. Okay? Non è nulla istantaneamente, ma in media è 0. Affrontiamo il comportamento invece dell'induttanza L.
Nel caso che il nostro circuito contenga solo L, anche questo basta prendere l'equazione che abbiamo visto all'inizio, eliminare la resistenza e la capacità, e abbiamo che la tensione fornita dal generatore ha questo legame con la corrente che attraversa l'induttanza. Ricordandoci che V vale V0 per seno omega t, allora la rapidità con cui cambia la corrente sarà uguale a V0 su L, lo chiameremo I0, per il seno di omega t. Ma attenzione, questa non è la corrente, ma è la rapidità con cui cambia la corrente. Se vogliamo sapere la corrente attraverso la L, abbiamo necessità di integrare questa relazione, di trovare la funzione primitiva, che avrà una fase diversa. La funzione che ha questa espressione come derivata è meno V0 su omega L per il coseno di omega t, dato che la primitiva del seno è meno il coseno. Okay? Quindi anche qui possiamo sfruttare un'altra identità goniometrica: il seno di un angolo meno pi greco mezzi vale meno coseno di quell'angolo, quindi qui abbiamo già il segno meno davanti, quindi possiamo scrivere che la corrente è esprimibile come un valore di picco, in questo caso sarà V0 su omega L, per il seno di omega t meno pi greco mezzi. Quindi diversamente dal condensatore, attraverso l'induttanza, la tensione e la corrente non sono in fase e questa volta la tensione, la corrente, precede la tensione, cioè una fase più piccola, una fase inferiore. La fase del vettore che rappresenta la corrente è di un angolo retto ruotato in senso orario rispetto a quello della tensione. Quindi in termini di funzione, di diagramma temporale delle due grandezze, abbiamo uno sfasamento di questo tipo, anche qui le due grandezze oscillano in modo sfasato, e in termini di vettori abbiamo che il vettore corrente ha un angolo che è quello del vettore tensione diminuito di pi greco mezzi, cioè lo faccio ruotare in senso orario. Quindi ha una fase, cioè la corrente in questo elemento di circuito è in anticipo o precede la tensione, e quindi ha una fase di un quarto di periodo inferiore, minore. D'accordo? E sono anche in questo caso due vettori di fase perpendicolari, perché la loro fase differisce di un angolo retto. Quindi la corrente e la tensione sono perpendicolari l'uno all'altro in questo spazio astratto dei vettori di fase. Ok? Molto bene. Anche in questo caso possiamo introdurre una reattanza e scrivere la relazione tra i valori di picco in modo analogo a quello che faremmo se avessimo a che fare con una resistenza. In questo caso il valore di picco della corrente I0 è uguale al valore di picco della tensione diviso omega L, e quindi la reattanza induttiva in questo caso vale omega volte L. Anche in questo caso si può dimostrare che questa grandezza ha le dimensioni di un ohm, come la resistenza, quindi diventa omogenea la resistenza. Ok? Nel caso anche nel caso come per il condensatore, anche l'induttanza, visto che lo sfasamento φ vale pi greco mezzi, ha una potenza media dissipata, quindi un periodo che vale 0, perché se moltiplichiamo i valori efficaci per il coseno di meno pi greco mezzi otteniamo 0. Quindi anche questo elemento nella media non dissipa energia, quindi l'unico degli elementi, dei tre che abbiamo visto, che dissipa energia è la resistenza. In media, ripeto, nel periodo. Ecco, qui c'è l'andamento temporale della potenza per un induttore. Adesso possiamo vedere come si comportano i tre elementi insieme. Utilizzando lo strumento che abbiamo appena visto, cioè i vettori di fase, siamo in grado di gestire, di analizzare il nostro circuito in corrente alternata. Quanto tempo ci rimane? Scusate, non ce la facciamo, se no finiamo la prossima volta. Abbiamo, perfetto, meno grosso riusciamo a farlo. Abbiamo il generatore collegato ai tre elementi in serie, resistenza, capacità, induttanza, e il generatore fornisce in uscita una tensione che ha un andamento sinusoidale col tempo. Perfetto.
Qui ho registrato un breve video che vi mostra come, usando la simulazione del FET, il circuito che abbiamo appena descritto. Qui c'è il generatore in corrente alternata, un pezzo di conduttore che rappresenta un filo di rame, poi ci inseriamo un interruttore, un altro filo di rame, una resistenza, un altro pezzo di conduttore, il condensatore, ancora un filo, lo colleghiamo infine a un'induttanza, una specie di solenoide, eccolo, e poi chiudiamo il circuito. Ok, dopodiché abbiamo a disposizione degli strumenti che ci permettono proprio di fare dei grafici, tipo degli oscilloscopi. Tecnicamente questo sarebbe un oscilloscopio. Dovete di misurare l'andamento della corrente, per esempio, in funzione del tempo, in questo caso, e un'altra che ci permette di misurare l'andamento della differenza di potenziale tra capi diversi di circuito, per esempio attraverso la resistenza. Il rosso è il polo positivo, il nero quello negativo. Se chiudo il circuito, ecco. Comincia a vedere se può aggiustare la scala, perché ecco, qui la scala, il picco è a circa 0,1 A per la corrente e circa 1 V per la tensione. Se allineiamo i due assi, vediamo, appena si stabilizza, che le due, la corrente, che tanto è la stessa in tutti gli elementi, la corrente e la tensione ai capi di resistenza, sono in fase, cioè dove c'è il picco di una, c'è il picco dell'altra. Se riuscite a vedere i due, ecco, ho messo in pausa, vedete che dove c'è il T di minimo della tensione, c'è anche il T di minimo della corrente, come abbiamo appena visto nell'analisi precedente. Possiamo spostare il voltmetro, andiamo a misurare per esempio ai capi, che ne so, del condensatore. Lo spostiamo, ecco. La corrente comunque è la stessa, la tensione invece cambia. Anche qui ci vorrà un minimo di tempo che si stabilizzi. Però in quel caso vedete che la relazione non è più la stessa di prima, cioè il picco della tensione non è più in corrispondenza del picco della corrente. Ancora un secondo. Si raggiunge il valore di stabilizzazione della corrente quando la nostra sinusoide oscilla attorno allo zero. Ecco, adesso, vedete che adesso, per esempio, ecco, se mettiamo in pausa, ecco, vedete che qui il picco della tensione, quello in alto, è in corrispondenza dello zero della differenza di potenziale. Quindi i due hanno sfasamento di pi greco mezzi, di un quarto di periodo. E lo stesso succede rispetto alla tensione, nell'induttanza. Qui, un attimo aggiustare la scala. Ok, si può vedere la stessa cosa. In quel caso lì, lo zero di uno è il picco dell'altra, o viceversa, il minimo di una e lo zero dell'altra. Uno spostamento sempre di pi greco mezzi, ma in senso inverso. E detto questo, possiamo andare avanti. Il nostro periodo, il circuito da analizzare, è quello dove ci sono presenti tutti e tre gli elementi. E immaginiamo quindi di avere lo spazio dei nostri vettori di fase e di rappresentare i vettori di tutti e tre gli elementi. Siccome gli elementi sono tutti in serie, sono percorsi dalla stessa corrente, quindi ci basterà un solo fasore della corrente, che è questo qui in verde, non so se no, verde o azzurro, azzurrino, insomma, è questo qui. Ok?
Poi VR è la differenza di potenziale dei campi della resistenza, che come abbiamo visto è in fase rispetto alla corrente, quindi sarà allineata a I. Poi c'è il fasore della differenza di potenziale capi del condensatore, che ha una fase in anticipo rispetto alla corrente, mentre quello del vettore di fase dell'induttanza ha una fase più grande rispetto a quello della tensione. D'accordo? E in questo caso riusciamo a graficare la relazione tra, scusate, tensione e corrente per ciascuno dei nostri elementi. Ripeto, sfruttiamo il fatto che la corrente è la stessa che attraversa tutti, quindi basta un vettore solo, mentre la tensione non è la stessa dappertutto. Quindi possiamo, scusate, visto che VL e VC sono allineati, ok? Il vettore risultante tra questi due sarà semplicemente la somma algebrica, col segno opportuno, delle due intensità. Quindi in questo caso sarà un vettore che, visto che VL è più lungo, punta verso sinistra, nel stesso verso di VL, ma sarà lungo questa retta. Quindi avremo una componente dovuta a induttanza e condensatore che è lungo quest'asse e un'altra componente che è perpendicolare a quell'asse, che è dovuta alla resistenza, che è rappresentata in questo grafico qui. Qui sotto abbiamo la risultante delle due componenti, induttanza e condensatore, e questo è il fasore della resistenza. Siccome sono perpendicolari, il vettore complessivo, quello risultante finale, posso calcolarlo utilizzando la legge, il teorema di Pitagora. Quindi sarà la radice quadrata del valore di picco della tensione ai capi della corrente più il quadrato della differenza tra i valori di picco sull'induttanza meno quello della capacità. Ok? Quindi, andando a utilizzare questo, avremo anche che il vettore che dà la tensione complessiva ha un certo sfasamento rispetto, per esempio, al vettore che dà la tensione ai capi della resistenza, che è la stessa della corrente. Per determinare questo basta che inverto la relazione che mi dà la tangente goniometrica. Tangente goniometrica di un triangolo rettangolo è il cateto opposto diviso quello adiacente. Quindi non solo questo strumento grafico mi permette di calcolare il valore complessivo della differenza di potenziale, ma posso anche calcolare quant'è lo sfasamento tra la differenza di potenziale globale e quella e il valore della corrente. Okay? Mi fanno segno però che il nostro tempo sta per finire, completeremo la prossima volta. Ci sono domande per adesso? Ok, molto bene. Però ci fermiamo qua.